Sulle note della colonna sonora del film di Benigni, La vita è bella, sono scesi nel piazzale antistante la loro scuola, i ragazzi del liceo scientifico Torelli di Fano, che hanno voluto lanciare così un messaggio a ricordo dell'olocausto in cui morirono 6 milioni di ebrei. La nostra idea è stata quella di lavorare sulla empatia più che sull'emozione, perché la giornata della memoria è un momento importante di crescita, di educazione, al quale la scuola deve saper rispondere con i suoi strumenti che sono propri. E ieri abbiamo fatto una lezione di storia e oggi invece abbiamo lavorato con la partecipazione emotiva di tutti gli 800 ragazzi e il personale educativo e gli insegnanti della scuola. In Slovacchia, Terezin, in Olanda, Amersfoort, Westerbork. Prima una classe, poi un'altra e un'altra ancora. Silenziosi, alcuni di loro hanno sorretto delle canne di bambù con degli striscioni in cui hanno scritto alcuni dei nomi dei campi di concentramento. Abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare, nominare 31, uno per ogni classe, 31 dei oltre 10.000 lager della storia della discriminazione. Un pensiero che ci dice che bisogna lavorare con la memoria e andare molto al di là di una semplice commemorazione. Ecco, sapere che l'Europa per 12 anni è stata disseminata da 10.000 campi di concentramento, centri di sterminio, campi di transito, ci ricorda di una pagina tragica della storia che non si deve più ripetere.